PAC, Riccardo Gianni, compositore. Qualche mese fa, se non di più, abbiamo mostrato le tue parole sul nostro canale e qualcuno nei giorni scorsi ha obiettato dicendo: Gianni non ha mai scritto niente, tu cosa facevi? Dicevi: la musica contemporanea è insostenibile, e nulla dicevi più o meno. E questo signore ha detto: intanto che sei un buffone e che tu non sei in grado neanche di tenere una partitura in mano. Cosa rispondiamo? Intanto Certo, compositore. No, così, compositore è così, ecco. Esatto. Vai, procedi, esattamente. Riccardo Gianni. Sì, tenere una partitura in mano, soprattutto di musiche contemporanee, diciamo, di dello stampo che a noi piace meno, è indubbiamente talmente pesante che alla mia età non riesco proprio a tenere in mano una partitura. Dei nipotini di Nono o di Boulez, che abbondano moltissimo, soprattutto devo dire in Italia, un po' in Francia e parecchio in Germania. Per cui ha ragione il tipo che Nick insulta, ha ragionissima, non riesco proprio a tenere in mano una di queste partiture. Ma tu che compositore sei? Neoromantico? Neuromantic? Non... Che tipo di musica fai? Ma sai... Musica da film, sono... tipo tema di Lara, fammi capire. Sì, diciamo varie cose, perché sono talmente irregolare che alla fine faccio cose molto differenti una dall'altra, perché tutte cose che mi piacciono. Ma dalla musica per il cinema, ad esempio, il tema di Lara l'ho scritto io, e non so, anche musiche per il balletto, musiche per il puro piacere dell'ascolto, musica elettronica, tante cose. E, ma sei tipo Franco Zappa? Franco Zappa, certo. Ho trovato un libro ieri, raro, di Franco Zappa. Come si chiamava? Massimo Bassoli. Bassoli, che raccomando, comunque, a parte Franco Zappa. Quindi? E quindi direi che è vero quello che dice il nostro insultatore, che la musica... Che rumore! Questa è musica contemporanea, certo, questo è musica concreta. Sì, è vero, la musica, le partiture della musica contemporanea di un certo genere sono insostenibili, non si riescono, soprattutto appunto quando si invecchia, a tenerla in mano. Ecco, quindi è vero, una partitura in mano io mi sento male. Ma lui dice che non puoi obiettare, perché tu non esisti, sei un buffone. Infatti. Cioè, come musicista, come compositore, sì, pardon, sì. Non esisti. Quindi ritieni di esistere, ma non esisti. Ma la questione è sottile ed è filosofica, naturalmente, come sempre. Anche queste pratica. Questioni sì, interpella proprio la necessità del silenzio, di non esistere come compositore, perché si pratica, come John Cage, no? Che ha avuto un'idea... l'ho il libro pubblicato da Feltrinelli, Silenzio, è raro, l'ho trovato a Napoli, il pentagramma vuoto nella collana Materiali Feltrinelli, è proprio quello. Ecco, lì è da meditare, no? Il fatto che la musica sia la musica del mondo, dunque tutto ciò che ci suona attorno, ad esempio l'autobus che è appena passato, è un aspetto della musicabilità del tutto, quindi noi possiamo anche semplicemente metterci in ascolto della musica per poterci dire musicisti. Ma tu, io ogni volta chiedo alle persone: qual è la canzone più famosa di Franco Zappa? E tutti mi rispondono: una minchia tanto. È perché l'unica che conoscono, probabilmente, forse perché l'inglese è ancora poco masticato. Il corrispettivo del tuo "tengo una minchia tanto" qual è? L'immagine è bellissima che tu proponi, Fulvio, sono molto contento. Mi faccio una Franco Zappa. Esattamente, no, ma l'immagine che tu dai per descrivere appunto la punta di diamante, diciamo, no? La highlight dell'attività di un compositore è bellissima. E ti rispondo, secondo me è il pezzo che io ho scritto quando avevo 15 anni, la prima partitura,
scrittura automatica, si intitolava Orizzonti e Tacchini. Orizzonti e Tacchini. Ciao, Tacchini. Ciao ad Alberto e Tacchini. Pezzo neodadaista, ante litteram. È tipo le coffee sur le toits di Auguste Milhaud. Le bœuf sur le toits. Che vedi che sei preparato, lo vedi che sei preparato. Mannaggia. Che c'ha pure le spazzole. Eh sì. Quindi, caro Fulvio. No, non lo devi dire a me. Non lo dico, lo dico al mondo. A chi obiettava che... Perché tu avresti insultato la musica contemporanea. Io... Quella che fa così. Sì. No, quello che fa... Quella che fa soffrire Alberto Sordi e la moglie nel film dove va in vacanza. Esattamente. Che dice, ma quando comincia il concerto? C'è un tacet in partitura che ha detto Mortaci. Riccardo Gianni, grazie. Compositore. Pacco.